Ciao ragazzi, oggi per viaggiare nell'evoluzione mi sono rimpicciolito e sono atterrato qui vicino a un formicaio. E come sempre con me in collegamento c'è il nostro Telmo Pievani. Ciao Telmo! Ciao Fede, ciao a tutti! Cosa ci fai in un posto così affollato? Volevo capire bene cosa spinge le formiche a vivere così bene insieme. Loro sono un gruppo affiatato, ognuno sa benissimo quello che deve fare. C'è lo zampino dell'evoluzione in tutto questo? C'è sempre lo zampino dell'evoluzione. Un formicaio è un esempio meraviglioso di cooperazione e di divisione del lavoro. Questi animali hanno capito che anziché competere gli uni con gli altri, forse è meglio mettersi insieme e fare gruppo. Ma come fanno le singole formiche a sapere esattamente quello che devono fare? Ci sono delle formiche maestre che glielo spiegano? No, non hanno bisogno di maestre. Succede che le regine generano delle figlie che poi si differenziano nel corso dello sviluppo. Alcune diventano operaie, altre diventano soldatesse e così si crea questo meraviglioso fenomeno evolutivo per cui degli insetti che presi singolarmente sono piccoli e fragili, messi insieme generano un formicaio che è potentissimo e diventa addirittura un grande predatore che mangia tutto quello che incontra. Insomma, l'unione fa la forza. È come se fosse un singolo individuo composto da tantissimi altri individui. Proprio così. Gli evoluzionisti lo chiamano superorganismo e non succede soltanto con le formiche, succede anche con molti altri insetti, con le vespe, con le api. L'alveare, per esempio, è un altro prodotto stupefacente dell'evoluzione perché è composto da milioni di individui che però si coordinano tra di loro all'unisono e diventano come un unico individuo. L'alveare è capace di prendere decisioni, di difendersi, di spostarsi e di comunicare. Anche gli uccelli migratori hanno questa caratteristica. Quando, per esempio, uno stormo di oche canadesi si alza in cielo, non c'è un'oca che comanda. Si mettono in formazione e poi si alternano nelle posizioni. Lo spettacolo è bellissimo. Ma perché lo fanno? È per mettersi in mostra? No, non lo fanno per mettersi in mostra, lo fanno perché cooperare in natura dà grandissimi vantaggi. Pensa alle leonesse che cacciando in gruppo sanno che potranno abbattere prede molto più grosse e quindi sanno che avranno sicuramente più carne che non cacciando da sole. Oppure pensa ai simpatici suricati che si muovono, si coordinano tra di loro perché in gruppo, facendo la sorveglianza l'uno verso l'altro, si possono difendere molto meglio dai predatori. Quindi l'unione fa davvero la forza in natura. Telmo, in natura però molti gruppi hanno un capobranco e ci sono anche strane abitudini. Gli ippopotami, per esempio, per rispettare il loro capo devono spruzzarlo con gli escrementi. Ma allora a volte l'evoluzione ha bisogno di qualcuno che comandi e qualcuno che obbedisca. Ma non necessariamente, però in certe occasioni avere un capobranco può essere una buona strategia evolutiva, soprattutto nei gruppi di predatori, perché rende il gruppo molto più unito, più capace di prendere decisioni e di difendersi soprattutto da altri gruppi. E secondo te qual è il gruppo più affiatato che esista in natura? Guarda, secondo me l'esempio più bello in natura sono quegli organismi capaci di fare la cosiddetta endosimbiosi. In pratica sono organismi capaci addirittura di rinunciare alla propria autonomia per diventare parte di un organismo più grande. Pensa che le cellule che costituiscono il nostro organismo sono fatte proprio in questo modo. Contengono delle parti che si chiamano organelli, come i mitocondri, che una volta erano dei batteri autonomi e poi si sono consorziati ed è nata la cellula del nostro corpo. Insomma, l'endosimbiosi funziona un po' come una boy band. Si rinuncia alla propria carriera da solisti per mettersi insieme e dare vita a una forma più complessa. Sì, direi che è un buon esempio. Ma in natura sono più le specie che cooperano o sono quelle in cui gli individui agiscono da soli? Ma in natura c'è sia competizione che cooperazione, però secondo me è la cooperazione alla fine che prevale. Pensa che il nostro stesso organismo è fatto di quasi 200 tipi di cellule diverse. Noi siamo pluricellulari, siamo nati più di 500 milioni di anni fa proprio dall'unione di cellule di tipi diversi. Ma noi esseri umani non siamo solo una colonia di cellule. Nel nostro corpo infatti ospitiamo tantissimi batteri che ci permettono di vivere. Nello stomaco, nell'intestino, sulla pelle, in bocca. Siamo una specie di condominio dove più o meno si va sempre d'accordo. Sì, è vero. Pensa che noi non potremmo digerire un solo boccone di cibo senza questi nostri ospiti incorporati. Noi abbiamo bisogno di loro per svolgere le nostre funzioni e loro trovano in noi un ambiente in cui prosperare, a volte anche troppo.
Questo è quello che succede a un singolo individuo, ma poi la nostra specie sa anche costruire altre forme di cooperazione, come per esempio la città. Siamo anche noi un superorganismo? Sì, in effetti molti evoluzionisti lo pensano. La nostra specie sicuramente ha trovato nella socialità uno dei suoi segreti. Ci siamo sempre organizzati in gruppo, prima come cacciatori-raccoglitori, poi come agricoltori, abbiamo costruito le prime società, fino ad arrivare alle grandi metropoli di oggi, che qualcuno ha proprio chiamato alveari. Telmo, ma in verità viviamo insieme perché ci piace o perché ci conviene? Ma probabilmente per tutte e due le ragioni. Secondo alcuni evoluzionisti, noi diventiamo altruisti perché nel nostro gruppo ci sono i nostri amici e i nostri parenti e quindi ci piace. Secondo altri, invece, l'altruismo si è evoluto perché un gruppo composto di altruisti è molto più organizzato, è molto più forte e vince contro i gruppi in cui invece ci sono degli egoisti. Telmo, adesso è arrivato il momento di andare a conoscere un po' meglio il nostro Darwin, il padre della teoria dell'evoluzione. Ce lo immaginiamo come un tipo solitario, un genio che viaggiava per il mondo a fare le sue osservazioni, i suoi disegni e le sue riflessioni. Ma non c'era nessuno che lo aiutasse? Certo, in molti lo hanno aiutato, perché nella scienza non ci sono geni solitari. Pensa che Darwin ha avuto l'aiuto di centinaia di altri naturalisti, scienziati da tutto il mondo con il quale lui si è scambiato lettere per tutta la vita. Ha scritto più di 18.000 lettere in 45 anni, era un grafomane. Pensa cosa avrebbe potuto combinare se avesse avuto l'email e i social network. Insomma, neanche Darwin ce la poteva fare da solo e noi non ce la potremmo fare senza di te, Telmo. Come sempre, grazie per tutte le cose che ci hai detto anche oggi. Ciao Fede, ciao a tutti. E il viaggio nell'evoluzione continua con Big Bang.